nella galleria. Attenzione. Altre prove. I nani avranno scavato questi tunnel per aggirare le trappole. Buon per noi. Meglio, buon per me. Non ci credo. Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte. Forse la strada sarà più corta del primo. Funziona! Forse no, ancora troppo pesante. Pensi che riusciremo a vedere? Fino al lago, al serpente del mondo, a casa. Lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. Oh! Atreus! Sto bene. Ho solo perso l'equilibrio per un attimo. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Se non lo facessi, moriremmo di certo. Sarà, ma non mi sembra divertente vivere così. Ok, dovrei preoccuparmi di più. Siamo al capolinea? No, siamo bloccati. Ah!
quanto dobbiamo proseguire? Non lo so. Ci attaccheranno di nuovo? Sicuramente. Oh no. Già, preparati. Ti seguo a ruota. Potrebbero ritornare a momento. Credo che siamo al sicuro. Così sembra. Padre, dopo che avremo sparso le ceneri della mappa, cosa faremo? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarci. Calmati, ragazzo. E stai indietro. Sembra una radice di Yggdrasil. Ma è la sua linfa. Linfa cristallizzata. Contiene del potere. Incredibile. Quello era davvero un drago. Mirava gli occhi, ma continuava a scivolare. Questa sarà la loro casa. Sono qui da quando i giganti se ne sono andati. Oppure sono stati loro a mandare via i giganti. Ragazzo, qui l'aria scarseggia. Basta domande. Sfida. Sì, è vero.
quello. Fermo, ragazzo. È Sindri. Puoi ucciderne uno così grosso? Se lo cogliamo di sorpresa, io potrei distrarlo. Che vorresti fare? Dobbiamo aiutarlo. Tu vai a destra. Posizionati e aspetta il mio segnale. Grazie. Ehi, bestiaccia, qui! Yeah.
mio segnale! Abbassa la gru! Non ho idea di come funziona! Non importa! Preparati! Go! Go! Wow, ce l'abbiamo fatta! E tu? Ah! Ma nessuno ha ucciso un drago da centinaia di anni, dalla grande mattanza delle viverne. E se non mi sbaglio, l'avete fatto solo per me. Ti sbagli, invece. Quel drago intralciava il nostro cammino. Negalo quanto vuoi, ma tu mi hai salvato. E questo merita una ricompensa. Che sono queste? Frecce di vischio intrecciato, più dritte di Heimdall e super bilanciate. Oh, grazie. Oh, ok. Aspetta. Questo no. Avete rivisto mio fratello? Sì, dice che hai perso il talento. Oh, e che sono egoista? No, di sicuro. Che curo l'aspetto di un'arma? No, più che il suo scopo. Che sono pretenzioso? No, e ansioso. Pignolo? Lo so che cosa pensa, ma lui non può più ferirmi! Ah! Brucialo. Non ho tempo per queste cose. No, aspetta! Ho un'idea migliore. Quale? Mi serve un dente di quel drago. Attento a come afferrila! Oh, non importa. È tutto così sporco. Perfetto! Può andare. Yeah. Non lo tocco quello. Basta che lo avvicini. Ora, passalo sulla corda dell'arco di tuo figlio. Fallo, per favore. Atreus, il tuo arco. Bastano due passate. Ah, piano ora. Wow. Finalmente sarai soddisfatto. Come posso spiegarlo? Ho aggiunto una nuova vibrazione alla corda dell'arco. Se colpisci quella linfa cristallizzata, vibrerà fino a raggiungere il punto di rottura. Che significa? Fa esplodere determinati cristalli. Fidati, ti piacerà.
imparato a fare questo, Sidney? Beh, quando io e Brock ci siamo divisi, ho fatto degli studi a Vanheim che mi hanno aperto la mente. Ho bisogno di ispirazione io per nutrire la mia creatività. Per questo ci siamo separati io e mio fratello. Lui era ancorato al passato e il lavoro ne risentiva. Sì, eravamo maestri nel costruire armi, ma poi cambiare fa parte della vita. Se non ti sai adattare, morderai la polvere. Ed è sporca. Ok, alla prossima. Aspettate! Dovete fare molta attenzione vicino alla vetta. Sono certo che lì Odino sta proteggendo qualcosa ed è meglio non inimicarsi quella Aesir. Chi? Noi? Qualunque cosa vogliamo. Come fai a portare questa roba? Ricordate di lavarvi le mani.